Un agguato vero e proprio, una vile aggressione subita dalla dirigenza del Gelacalcio di ritorno da Vibo Valentia in procinto di imbarcarsi a Villa San Giovanni sul traghetto per Messina. Una sessantina di tifosi della Cireale di ritorno da Roccella Ionica ha atteso che il pulmino con a bordo i dirigenti biancazzurri si fermasse per traghettare ed è entrata in azione spaccando i vetri del mezzo. Erano armati di bastone e tubi in ferro. Il racconto del direttore generale Croci Caiola. Sì, vabbè, certo, per forza di cose a un certo punto temi il peggio, visto che ti vedi arrivare 60 persone che escono fuori dal nulla con manganelli, tubi in ferro, è normale. Ma poi tra le altre cose ci hanno preso, diciamo così, di sorpresa, bloccando l'autista, bloccandogli le mani, cercando di tirare le chiavi. Ma diciamo che dopo una ventina di minuti siamo riusciti a tirarci fuori col supporto, tra le altre cose, di nessuno, perché non è che c'era la polizia o qualcuno che ci ha assistito. Sono arrivati, calcola, dopo una mezz'oretta di tutto questo. L'autista del mezzo si è fatto refertare in ospedale colpito da una bastonata. All'interno del pulmino c'erano anche alcuni bambini ed il presidente del club, Angelo Mendola. L'autista è stato quello che ha preso, non so, veramente, cioè che si è veramente fatto male, anche perché ha preso delle bastonate da parte loro, perché è stato il primo che hanno aggredito, quindi sì, si è fatto refertare. Poi il presidente ovviamente dall'altra parte, perché hanno rotto i vetri sia di qua che di là, gli hanno fatto male praticamente a una mano. Sull'episodio indagini sono state avviate dalla polizia. Ieri sera già mi sono messo in contatto con il questore di Villa, quindi ci ha detto come comportarci e stamattina andremo a fare una denuncia. Sì, comunque a bordo c'erano due ragazzini, quindi manco questo alla fine è riuscito a fermare questa azione di questi ragazzi. Comunque un gesto ignobile da parte loro, e quello che ancora più mi dispiace che da parte della società non si è dissociata da queste azioni e non ha contattato nessuno di noi, anche perché come minimo penso che le scuse siano dovute, visto l'azione che hanno fatto i tifosi che seguono la Cireale. Comunque, un gesto ignobile, un gesto senza senso e da gente che non è e non dovrebbe far parte di una tifoseria di una squadra calcistica.